in collaborazione con Aeroporto Internazionale di Napoli, NH Collection Hotel, una produzione Vigi Channel. Vi come viaggi, benvenuti a bordo. In questa puntata continuiamo a parlarvi di Genova, della sua storia, dei suoi rolli, delle sue strade, dei panorami, del suo bellissimo porto e soprattutto della sua ospitalità. Restate con noi. Lasciamo il nostro hotel diretti a conoscere i rolli, ma prima una bella passeggiata lungo il porto antico, la cui ristrutturazione ad opera di Renzo Piano fu cominciata nel 1992 in occasione dei 500 anni dalla scoperta dell'America. Ad accogliere il visitatore il Palazzo San Giorgio, nella facciata anteriore è stato ricostruito, nella posteriore invece con i suoi mattoncini rossi c'è ancora la vecchia struttura. Subito accanto le arcate di Sottoripa, che sono qui, pensate, dal 1130. Su Piazza Banchi, che ha dato il nome per le attività che qui venivano svolte di prestito di denaro alle banche moderne, si affaccia la chiesa di San Pietro in Banchi, che è l'unica in Europa ad essere stata costruita sopra dei negozi. I negozi a loro volta furono costruiti proprio perché la loro attività potesse finanziare la costruzione della chiesa. Tra Budelli, Sestrieri e Carrugi, ognuno con il suo strano nome, arriviamo a Via Garibaldi. Fu detta Via Nuova perché era la prima ad essere particolarmente ampia e ad avere la caratteristica di avere palazzi a destra e a sinistra e nessuna bottega o negozio. Qui i notabili, i nobili dell'epoca volevano abitare senza mescolarsi troppo al resto della cittadinanza. Adesso questa strada è sede dei Rolli. I Rolli sono dei palazzi che fin dall'epoca antica furono iscritti in un elenco, un rollo appunto, per importanza. E in questi Rolli, mancando a Genova un palazzo pubblico dove accogliere imperatori, ambasciatori, cardinali e tutti i nobili dell'epoca, venivano appunto offerte ospitalità a questi personaggi. Il palazzo in cui ci troviamo adesso è Palazzo Nicolosio Lomellino, sicuramente uno dei meglio conservati e ancora oggi, pensate, sede di abitazioni private. Naturalmente dovremmo raccontarvi ancora tantissimo di questa splendida città. Intanto grazie al Comune di Genova, Dipartimento del Marketing della Città, Turismo e Relazioni Internazionali, per averci accompagnato alla scoperta dei Rolli e del centro storico di Genova. Ora non vedo l'ora di rilassarmi e quindi ritorno nel mio albergo all'NH Collection Marina. Venite! No.
Non c'è altro sistema, dopo una bella passeggiata per i rolli di Genova, che riposarsi in una delle splendide camere dell'NH Collection Marina. Mi ritrovo di nuovo con Serena Iorio, front office manager di questa splendida struttura. Ci ha raggiunti anche l'assistente Michele Di Spiezio, un nome piuttosto complicato, me lo sono ricordato. Serena, questa che tipo di camera è? Qual è la sua caratteristica? Ci troviamo in una delle nostre 140 camere, è una camera premium che il cui arredo è uguale alle altre tipologie, ma quello che salta all'occhio appena si entra è proprio la vista di questa camera. Qui possiamo vedere la lanterna, tutto il porto antico e soprattutto la vasca dei delfini. Quindi, come dire, soggiornare praticamente nell'acquario. Questa è la premium, ma le sorprese non sono finite, vero Michele? Abbiamo anche altre tipologie di camere, abbiamo la superior, la family, come dice appunto il nome ideale per le famiglie che vengono a trovarci, soprattutto per l'acquario, i bambini, e poi abbiamo la junior suite e la suite. Certamente per rilassarsi una bella stanza è insomma fondamentale, ma non lo so, non potremmo cercare un altro posto carino dove andare? Assolutamente, venga con me, le sono grato di offrirle un cocktail nel ristorante, che è uno appunto delle nostre chicche più belle del nostro hotel. Ok, andiamo. Wow, sì, Michele aveva ragione, questo è un posto davvero incredibile, mi sembra di essere a poppa di una nave. E invece, dottoressa Iorio, dove siamo? Siamo all'interno del nostro ristorante il Gozzo, che come tutto il resto della struttura richiama gli interni di una nave. Di un'imbarcazione, assolutamente tutto molto carino e originale, ma tutti possono beneficiare di questo ristorante o soltanto i vostri clienti? Assolutamente tutti. Gli ospiti, non solo i nostri clienti, anche le persone esterne possono pranzare o cenare qui da noi, il ristorante aperto appunto sia a cena che a pranzo. Fantastico, e poi c'è naturalmente anche la possibilità di assaggiare un fantastico cocktail, un aperitivo. Facciamo un simbolico brindisi, non era ancora finita, mi sta per sgridare, beh, mettiamo la fragolina qui dentro, ecco qui. Ma insomma adesso sì che è davvero pronto e purtroppo adesso si conclude anche il nostro breve soggiorno in quel di Genova. Dobbiamo naturalmente ringraziare Serena Iorio e Michele Di Spiezio, che sono la front office e l'assistente front office di questo NH Collection Marina che ci ha ospitato, ma grazie anche a Costa Edutainment per averci condotto alla scoperta del Galata e dell'acquario, e anche al Comune di Genova, l'assessorato al turismo e relazioni internazionali, che invece ci ha fatto scoprire la storia dei rolli. Grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo qui perché tanto io non me ne vado. Alla prossima!